I bambini ti piacciono, eh? Sì, così. Hai l'aria di una a cui piacciono tanto. Eh sì? Eh sì. Che stupidaggine. Se a una piacciono i bambini, che aria? Ordinazione in arrivo, fegato con cipolle. Capitano Hackam. Grazie per avermela prestata, Nick. Mi ha prestato la sua macchina. Ce l'ho qui fuori. Ti ha prestato la sua macchina? Ha presto la mia cucina. Ti va di fare due passi? Secondo me è un'idea. Devo ancora mangiare. Tutti dobbiamo mangiare. Ah, io sono famoso per i miei panini col tonno. Tiro fuori il tonno dalla scatoletta e lo lavoro piano piano con le dita finché non diventa morbidissimo. Faccio in un momento. Beh, fa un po' paura, lo devi ammettere, che due persone che si piacciono fa paura. E non puoi negare che questo ci sia. Vuoi sapere come la vedo io? Te lo dico subito come la vedo io. Io sento che tu vuoi troppo da me. No, andiamo, ma che significa? Beh, scusa? Sì, ho la sensazione che tu voglia tutto quello che sono. Lo capisci? È vero, voglio tutto, perché no? Nick mi ha detto che gli uomini ti invitano a uscire e tu dici sempre di no. Come mai? Ho smesso di uscire, sono in pensione. Ma che cavolo vuol dire, eh? Ti è successo qualcosa da piccola? Dai, dimmi. Oddio. Ma perché ogni volta che una donna non vuole farsi coinvolgere in una relazione, gli uomini credono che sia stata trattata male da piccola? Perché? È stata trattata male da adulta. Io non ti tratterò male. Ti piace il panino? Sì, è buono. Va bene, non hai finito il liceo e con questo? Lo puoi sempre finire. Finire? Sì. No, non credo proprio. Ho avuto un momento di gloria a scuola, uno. Quanto è stato? Ho fatto la parte di sorella Sara quando abbiamo messo in scena Bulli e Pupe. Sul serio? Frankie e Johnny. Già. È una canzone famosa. Eravamo una coppia prima di conoscerci. Ma non finiva che si ammazzavano? No, lei ammazzava lui. Quindi sei in vantaggio tu. Forza, non ti fermare.